Da dove eravamo come al solito arrivati, eravamo arrivati a individuare la distribuzione di funzione risultante a traferro nell'ipotesi ovviamente in cui ci siamo messi, che ms numero di fase statorico menti 2 su pi greco min 0 diviso di t, 2 su pi greco viene proprio dal, e perciò rilascio perché ogni coefficiente ha il suo significato. 2 su pi greco viene fuori dalla armonica fondamentale dello sviluppo in serie di Fourier e la distribuzione di Fourier. N con S, psi con S, che moltiplica la parte reale di I con S, componente simmetrico, vettore di spazio, sistema di corrente statorico nel riferimento di statore, più I primo R, quindi componente simmetrico, il sistema di correnti rotoriche scritto nel riferimento rotorico ma riportato in ampiezza allo statore per elevato a j pi teta, tutto questo per elevato a meno j pi alfa, dove alfa è la scissa angolare assunta solidale con il riferimento di statore. Vi ricordo anche che la I con S è una composizione lineare delle effettive correnti statoriche del pari a 2 su m con s per la sommatoria di k per k che va da 1 a m con s della i con s k, la corrente circolante nella kesima fase di statore, per elevato a j 2 pi greco diviso m con s k meno 1, analogamente questo è il riferimento di statore. Analogamente definiamo la I con R nel riferimento di rotore sarà pari a 2 su M con R, la sommatoria in K per K questa volta che va da 1 a M con R di I con RK, corrente circolante nella kesima fase di rotore, per elevato a J di 2 pi greco diviso M con R K meno 1. Per poterla scrivere così però abbiamo introdotto questa grandezza riportata soltanto in ampiezza, quindi la nostra di primo R nel riferimento di rotore riportata in ampiezza allo statore è pari a m con r psi con r diviso m con s psi con s che moltiplica fra i con r in r. E quindi siamo arrivati a quell'espressione. L'altra volta abbiamo iniziato il passaggio successivo, che è quello di determinare il flusso che si concatena con la generica fase di statore. Vi ricordate, l'abbiamo chiamato credo phi con s k. Noi in realtà cosa stiamo facendo? Proviamo a fare un sorto di segnino. Fase di statore, abbiamo un certo numero di cave. Per esempio, sullo statore dobbiamo fare il flusso concatenato. Questo era il ritorno da quest'altra parte. Se no, macchina una coppia polare. Devo fare il flusso concatenato con, per esempio, la fase 1 dell'avvolgimento statorico. Se noi andiamo a sviluppare in piano, vabbè, qua ne faccio 4, ma giusto per vedere. Ci sarà il ritorno. Queste sono le andate e qui sono i ritorni del mio avvolgimento 1. Questo è l'ingresso, questa è l'uscita, quindi il ritorno. Io cosa devo fare? Devo andare a fare il flusso. Qui devo fare l'integrale in generale di B di alfa e T esteso quindi qua invece della scissa angolare dovrò mettere una scissa curvilinea dx perché devo, ovviamente è un flusso, quindi devo fare la B per la superficie è dx moltiplicato per L.
perché si ripete identicamente la distribuzione di induzione. La distribuzione di induzione, vi ricordo che è radiale, in tutti i piani di macchina, quindi è estesa alla, scriviamo così genericamente, alla fase K di stature, fase K di stature che poi diciamo si devo ammettere il numero di conduttori, perché chiaramente ogni matassa concatena Z con S volte. Le coppie polari in genere sono collegate tra di loro in serie e quindi basta che lavoro sotto una coppia polare, qui per esempio, poi ce ne possono essere altre, e sommo per avere il flusso risultante. E basta, a questo punto se non ho dimenticato nulla. Il mio dx però è uguale a d mezzi diametro al traferro per il d alfa, e quindi tutto questo è uguale a d l mezzi p per z con s per l'integrale a questo punto di d alfa di t in d alfa esteso diciamo a una coppia polare della fase K, è vero, perché abbiamo il fatto moltiplicato qui. Può darsi che dimentichiamo qualcosa, però poi ce l'aggiungiamo, poi a memoria neanche voi dovete ricordare, se avete capito, però insomma il passaggio sono vabbè. E quindi di qui, quindi quell'integrale con quegli estremi, quali sono gli estremi? A una coppia polare della fase K in alfa, in de alfa. Allora, abbiamo detto che quella distribuzione di induzione che abbiamo ottenuto risultante è stata scritta con riferimento all'asse magnetico e geometrico, perché sono coincidenti, della prima fase. Ok? Quindi l'asse magnetico della prima fase sarà qua. Questo diciamo è il riferimento per alfa. L'alfa uguale a 0 sta qua. L'alfa sarà qua. Che è successo? Che succede? A questo punto io devo fare l'integrale esteso sostanzialmente a questa porzione di superficie statonica. Quindi dovrò iniziare da qui, quindi la prima, devo fare il flusso con la prima matassa, il flusso con la seconda matassa, terza matassa, in questo caso fino a 4 matasse. Quindi devo iniziare da quest'angolo. Se torno indietro di 90 gradi meccanici, dice 90 gradi elettrici, quindi sono pi greco diviso 2 pi gradi meccanici, arrivo qui, quindi dovrò, non è ancora sufficiente, mi devo spostare di un altro angolo che è pari alla metà dell'arco di copertura dei conduttori di andata della prima fase, quindi mi devo spostare di quest'angolo che è pari a che cosa? Esattamente a 2 pi greco diviso q con s per q piccolo s meno 1, dove q con s è il numero di casi per fase, in questo caso 4 diviso 2, e quindi viene pi greco q con s meno 1 diviso q con s grande. Quindi alla fine il mio integrale pi con s grande sarà uguale a dn mezzi pi z s integrale tra meno pi greco fratto 2π e più pi greco fratto 2π. Però meno pi greco fratto 2π devo partire indietro di pi greco q con s meno 1 diviso q grande con s. Mi trovate? Quindi mi sposto qui, a questo punto aumento di 90 gradi, di 180 gradi, quindi se ci sommo diciamo 180 gradi mi ritrovo qui, quindi se vado a più pi greco fratto 2π meno sempre pi greco q con s meno 1 diviso q grande con s, ho fatto la prima matassa. Poi devo andare avanti con le matasse, quindi devo sommare 2 pi greco diviso q con s che moltiplica n meno 1, quindi più 2 pi greco diviso q con s che moltiplica n meno 1, e quindi le becco tutte quante. Dobbiamo metterci una sommatoria qui davanti, la voce ce la piazziamo. E poi questa è per la k-esima fase, quindi devo tenere conto anche della posizione della fase, quindi dovrò sommare 2 pi greco diviso angolo meccanico, perché stiamo integrando il flusso, quindi sulla reale superficie occupata
da ciascuna fase per k meno 1 più 2 pi greco diviso pi m con s k meno 1. Chiaramente se voglio il flusso con la k-esima fase qui dovrò metterci una sommatoria. Questo è il flusso con una matassa, no? Quindi d l mezzi p z con s, la sommatoria in i per i che va da 1 a q con s. Quindi sommo i flussi concatenati con tutte le matasse di una fase sotto una multipolare, la moltiplico per il numero di multipolare e ottengo il flusso risultante. Qua db diventa gli f e t in gli f. Ci siete? Beh, allora dobbiamo fare l'integrale, lo dobbiamo fare l'integrale adesso. Forza e coraggio, ma non è niente di eccezionale. Cominciamo a fare l'integrale indefinito di b delta, che ce l'ho sistemato da qualche parte. Integrale indefinito di b delta di alfa t in di alfa. E questo sarà uguale ovviamente a tutto quel coefficiente, quindi con s mezzi, 2 diviso pi greco, controllate mano a mano i conti e sedete le due immagini. Di 0 diviso delta n con s si con s l'integrale della parte reale, la parte reale dell'integrale, quindi viene parte reale di tutta quella roba lì, quindi i con s nel riferimento di statore più i primo f di f nel riferimento di statore per elevato a g pi teta. Viene l'integrale di elevato a meno jp alfa, che è 1 diviso meno jp per elevato a meno jp alfa. Quindi questo è l'integrale indefinito. Se non ci sono orrori. Allora lo sostituiamo qui dentro. Quindi viene fuori dl mezzi, come al solito lasciamo tutti i coefficienti così poi ci accorgiamo di un problema, quindi z con s, un p lo tiro fuori che viene da qua così non ce lo dimentichiamo, poi c'è tutto il coefficiente della b, quindi m con s mezzi 2 diviso pi greco in 0 diviso delta n con s x con s, d'accordo? Poi c'è la sommatoria, il mi per mi che va da 1 a q con s, questa è la funzione non c'è mai. Allora dovrei aver messo tutto, viene parte reale 1 diviso meno iota, per fare 2 iota, lo lasciamo così, per i con s in s più i primo r in r per elevato a g di teta, e poi viene elevato a meno g pi alfa calcolato nel primo estremo meno elevato a g pi alfa calcolato nel secondo estremo, è vero? Non mi fate scrivere un'altra volta tutto. I due estremi però hanno, vedete, elevato a j pi alfa, tutto questo esponente qui verrà elevato a j pi alfa applicando la proprietà delle potenze elevato a ciascuno di questi termini, ma questi termini hanno lo stesso segno in tutti e due gli estremi, quindi posso metterli in evidenza, quindi verrà elevato a meno j pi greco mezzi fratto 2 per pi, quindi pi greco mezzi, elevato a pi g pi greco mezzi, per elevato a più g pi greco pi q con s meno 1 fratto più grande con s, elevato a meno g 2 pi greco fratto q con s per mi meno 1, e ci vuole un pi perché sarà elevato a j pi alfa, e poi viene elevato a j 2 pi greco diviso m con s, il pi va via, il meno ci vuole,
sono 36 per k meno 1. Tutto questo si dalla parte di A. Avete capito cosa ho fatto? Avrei dovuto scrivere elevata meno j pi greco mezzo per tutto questo, meno elevata più j pi greco mezzo per tutto questo, perché questo è comune a tutti e due, l'ho messo in evidenza, se l'ho fatto, non ho digitato, se non l'ho fatto il lui. Questo viene col segno più perché l'ha elevata meno j pi alfa e gli altri vengono col segno più. Li trovate? Ok. Allora, elevato a meno j pi greco mezzi. Meno elevato a j pi greco mezzi, quanto fa? Forza, questo quanto fa? Poi, se no, non state seguendo. Ah? Forza, se accetta lo scommesso, qua potete dire qualunque mestiere. Piano complesso, cerchio trigonometrico, qua c'è la parte immaginaria, qua c'è la parte reale, elevato a g, meno g pi greco mezzi, sta qua. Ho applicato le formule di Euler, questo è meno iota. Questo fa più iota, però c'è il meno davanti, questo fa meno 2 iota. Ok? Quindi meno iota e meno iota li mando via e il 2 lo tiro fuori. Per cui il mio figaro SK viene fuori. Allora, ragazzi, ho bisogno di aiuto perché qui pi zeta con S, 1 diviso pi, poi c'è m con S mezzi, 2 diviso pi, questo ci vuole 0 diviso dritta, n con s, si con s, poi abbiamo un 2, non ce lo dimentichiamo, che abbiamo regalato adesso, poi c'è la sommatoria di parte reale che equivale alla parte reale di sommatoria, quindi posso scrivere parte reale di, tirar fuori tutto quello che non dipende dal pedice mi, dall'indice di sommatoria, quindi qua ci sarà i con s in s più i primo r in r per n elevato a g più teta, elevato a più j pi greco p q con s meno 1 diviso q grande con s, elevato a meno j 2 pi greco diviso m con s per k meno 1, e poi ci sta la sommatoria mi per mi che va da 1 a q con s di elevato a meno j2 pi greco su q con s mi meno 1, e c'è anche un punto. Questa sommatoria ce la ricordiamo, meno del segno è più o meno quella che abbiamo ottenuto quando abbiamo definito il fattore di avvolgimento, però non ci spaventiamo più di tanto, la rifacciamo. Quindi questa è una serie geometrica, quindi la mia sommatoria in i per mi che va da 1 a q con s di e elevato a meno j 2 pi greco p diviso q grande con s per mi meno 1 sarà uguale a 1 meno elevato, questo termine è calcolato nell'estremo più 1, quindi elevato a meno j 2 pi greco p fratto q grande con s per q piccolo con s diviso 1 meno la ragione elevato a meno 2 pi greco p fratto q con s. Che faccio qui? Metto in evidenza elevato a meno j pi greco p q con s fratto q grande con s al numeratore, e qui mi viene elevato a più j pi greco p q con s fratto q grande con s meno elevato a meno j pi greco p
S di ISO, più grande S. Se faccio il prodotto mi ritorna questo. Al denominatore cosa mette in evidenza? Mette in evidenza è elevato a meno j pi greco pi fratto u grande con s, e quindi mi rimane è elevato a più j pi greco pi fratto u grande con s meno elevato a meno j pi greco pi fratto u grande con s. Quindi no, come al solito non c'è trucco e non c'è ingano, se rifaccio il prodotto vi ottengo esattamente questa che era la somma della serie. Tutto questo è uguale, il rapporto fra questi due esponenziali è proprio elevato a meno j pi greco pi piccolo con s meno 1 fratto più grande con s, quindi la differenza degli esponenti. Qui c'ho elevato a j un argomento, meno elevato a meno j un argomento, quindi alla fine, applicando le formule di Euler, la parte reale che sarebbe il coseno di questo argomento va via, rimane 2 volte j. Per il seno di pi greco pi piccolo s diviso u grande s, e al denominatore analogamente 2 volte g per il seno di pi greco pi fratto u grande s. 2g e 2g vanno via, quindi rimane e elevato a meno g pi greco pi piccolo s meno 1 fratto q grande s, e questo ve lo ricordate è proprio il fattore di avvolgimento a meno di q piccolo s, questo è q con s volte xi con s parte reale, inteso come fattore di avvolgimento reale. Guardate, è uscito fuori un termine elevato a meno j pi greco pi per q con s meno 1 fratto q grande con s, che è esattamente uguale opposto, si va a comporre con questo e si va a ridere. Lo vedete? Non è un caso. E proprio perché abbiamo preso l'asse magnetico della prima fase come riferimento, che di fatto questo termine che tiene conto di che cosa? Del fatto che le diverse matasse sono spazialmente sfasate e quindi concatenano un flusso che non è la somma geometrica dei flussi, è sempre lo stesso discorso, una distribuzione di funzioni, ma una composizione vettoriale dei flussi, se volete, per effetto dello sfasamento, quindi avrò un concatenamento che è minore di un fattore, pare proprio al termine, al fattore di avvolgimento, ma tiene conto anche di uno sfasamento, sfasamento che non c'è nel momento in cui prendo come riferimento l'asse magnetico della prima fase. E allora a questo punto tutto questo come diventa? DL fratto 2 pi z con s 1 diviso p m con s mezzi 2 diviso pi greco 0 diviso delta n con s psi con s, poi c'è un 2, non ce lo dimentichiamo, poi c'è q con s psi con s, lo tiro fuori, e dentro rimane parte reale, io qui cancello, guardate che adesso questo elevato a più j pi greco pi qs meno 1 fratto qs si compone con questo, quindi rimane semplicemente parte reale di, qui cancello, potevo, vero? No, cosa vi mancava? Non l'avete ancora ricopiato, pensate di aver passato abbastanza tempo. Parte reale di i con s, allora la sommatoria sta qua, vedete, cioè quella sommatoria l'abbiamo fatta, ha dato qs xi con s e poi ha dato l'elevato all'opposto di questo esponente che fa andare via questo termine, quindi i con s in s più i primo r in r per elevato a j pi teta per elevato a meno j 2 pi greco su m con s k meno 1, e questo è il flusso concatenato con la kappesima fase di statore.
A questo punto possiamo provare a fare, vi ricordo che Z con S per Q con S, Z con S sono i conduttori che stanno in ogni cava, per Q con S il numero di cavi per polo e per fase fa proprio N con S. Quindi possiamo fare qualche semplificazione, quindi qua verrà fuori DL mi 0 MS, DL mi 0 MS, qua c'è P e P vanno, c'era un fratto P che è saltato, ecco qua, P e P vanno via, Z con S, Q con S, X con S fa MS, X con S, e moltiplicato MS, X con S fa MS, X con S al quadrato. Ci siete? Sotto rimane soltanto P greco Z. Vediamo un po', i due se ne vanno, no? 2, 2, 2 e 2 vanno via. Il P va via. P greco delta non se ne va con nessuno, questo è mi 0, dovrei aver centrato tutto. Per la parte reale, P con S in S più P meno R in R elevato a G di greco, per elevato a meno G 2 P greco su M con R K meno 1. Questa quantità, vedete, dimensionalmente è un'induttanza, perché abbiamo un flusso, qui abbiamo una corrente, dimensionalmente è una corrente, questa è un'induttanza, ma se volete anche dimensionalmente, mi si misura in R sul metro, metro e metro qui va via, c'è un altro metro che va via con questa corrente, qui rimangono R. Questa induttanza è l'induttanza responsabile dell'accoppiamento magnetico tra statore e rotore, no? Cioè corrisponde al flusso che, creato dai due elementi di macchina, si concatena con entrambi gli elementi di macchina, il flusso di muto, l'analogo del flusso di muto che abbiamo ritrovato nel trasformatore. Prendi la induttanza di trafferro, la si indica con L con N, qualche volta la domanda è indicata con L delta, oppure induttanza di magnetizzazione, magnetizing current, inductance, hai capito, inductance della terra. Il risultato è abbastanza significativo, si è compattato, vedete, c'eravamo preoccupati di questo integrale. A questo punto io sono in grado di scrivermi l'espressione della forza elettromotrice indotta nella kappesima fase di statore. La mia E con SK sarà banalmente uguale a meno la derivata rispetto al tempo di T con SK. Io vi ricordo che il mio obiettivo è quello di pervenire alla scrittura delle equazioni di equilibrio elettrico che governano il funzionamento delle fasi statore del rotore. Scrivere, a questo punto sono in grado, no, di scrivere, scriverò per la prima fase, scriverò V con S1 più E con S1 è uguale alla resistenza della prima fase di statore per la corrente nella prima fase di statore. Poi naturalmente anche qui posso battezzare un'induttanza di dispersione corrispondente a quelle linee di forza che sostenute dalla corrente di statore non si concatenano con il rotore, quindi danno luogo a dei flussi dispersi quali provocano solo una caduta, quindi avrò, per la quale possiamo ritenere il tratto di sviluppo in aria dominante rispetto a quello in ferro, quindi lineare il legame tra induttanza e corrente, e quindi qua ci sarà una L sigma S1, induttanza di dispersione statorica della fase 1 per la derivata di S1 rispetto al tempo. Questo per la prima fase, poi potrò scriverlo per la seconda fase, V con S2, 2 con S2 uguale R con S2, I con S2 più L sigma, in generale sono diverse, non l'importanza, dei S2 su DT.
e fino ovviamente a B con S, M con S, la emmesesima fase di stature, più forze elettromagnetiche indotte con S, M con S, uguale R con S, emmesesima, per I con S nella fase M con S, più L sigma S nella fase M con S, derivata della corrente nella fase M con S. Vi faccio notare che la E è la derivata del flusso, a dispetto della presenza di queste quantità complesse, poi c'è la parte reale, quindi un numero reale, ci abbiamo ricavato una quantità reale. Ancora non ci accontentiamo, il problema l'abbiamo di fatto risolto, c'è ancora qualche punto da chiarire. È chiaro che adesso io ho come incognite i vettori di spazio e poi ho le correnti singole, però i vettori di spazio sono una composizione delle correnti singole, quindi matematicamente il problema sembra essere risolto. Vi posso dare però un aspetto più compatto e significativo. Se faccio un'operazione come quella che ci appropinquiamo a fare, immaginiamo di moltiplicare la prima equazione, primo e secondo membro, per 2 diviso M con S. La seconda equazione la moltiplichiamo per 2 diviso M con S, per elevato a G, 2 pi greco su M con S. La terza equazione la moltiplicheremo per 2 su M con S, per elevato a G, 4 pi greco su M con S. In generale la k-esima equazione la moltiplicheremo per 2 su M con S, elevato a G, 2 pi greco su M con S, k-1, questa per la k-esima equazione generica, è l'ultima di conseguenza. Cioè moltiplico primo e secondo membro di ogni equazione di equilibrio elettrico, equazione ottenuta applicando il secondo principio di Kirchhoff alla generica fase di statore, per la prima per 2 su m con s, quindi il secondo membro, la seconda. È chiaro quello che sto facendo? E poi faccio la somma membro a membro di tutto. Quindi cosa verrà quando tiro la somma? Ebbene, qua verrà 2 su m con s, la sommatoria in k, per k che va da 1 a m con s, delle v con sk, le tensioni applicate alle singole fasi di statura, per elevato a g, 2 pi greco su m con s, k meno 1. È vero? Poi viene più 2 su m con s, sommatorio in k per k che vale 1 m con s di e con sk per elevato a g, qua è si confondo, infatti andrebbe scritto exp per evitare, però si capisce, questa è la forza elettromagnetica, è il numero di Napier, 2 pi greco su m con s k uguale otterrò delle sommatorie analoghe, però queste sommatorie al secondo membro si sbloccano in maniera significativa se suppongo il motore, l'avvolgimento del motore simmetrico, cioè se suppongo che gli avvolgimenti statorici siano tutti identici. Quindi se sono tutti identici io avrò che la RS1 sarà uguale alla RS2, sarà uguale alla RSK uguale a RS, cioè posso parlare di resistenza statorica senza doverla particolarizzare per una fase di statore. Analogamente la L sigma S1 sarà uguale alla L sigma S2 uguale T uguale L sigma S. Bene, se assumiamo queste ipotesi, che è assolutamente ragionevole, no? È evidente che io posso tirar fuori nella sommatoria che viene fuori, tiro fuori la resistenza di statore e dentro cosa mi rimane? Senza che schiamo la sommatoria, rimane RS per cosa viene? IS1 2 su MS per IS1 2 su MS più IS2 per elevato a G più 2 su MS, vabbè scriviamo sommatorio in K per K che va da 1 MS I con SK per elevato a G 2 pi greco su M con S K meno 1. Che cos'è questo? Il vettore di spazio della corrente.
più L sigma S per la derivata rispetto al tempo della sommatoria in K, per K che va da 1 a M con S. Mettiamo qua 2 su M con S, I con S K per L alla G, 2 più greco per M con S K meno 1. Allora, in analogia, questa quantità complessa, che è la combinazione lineare, è una combinazione lineare delle tensioni di fase, la definisco vettore di spazio della tensione di statore e del riferimento di statore, quindi finito come 2 su m con s, sommatorio in k per k che va da 1 a ms di sk per eva da g 2 pi greco diviso ms k. Analogamente, la forza elettromotrice, per quanto riguarda la forza elettromotrice indotta per effetto del flusso di mutua, quella sommatoria mi definisce il componente simmetrico di questa forza elettromotrice. G tutti greco su M con S K meno. E quindi la mia equazione, cioè le mie M con S equazioni statoriche, danno luogo a un'unica equazione complessa, che è la seguente: I con S di S più E con S nel riferimento di statore uguale RS I con S nel riferimento di statore più L sigma S per la derivata rispetto al tempo di I con S nel riferimento di statore. Un'unica equazione ai componenti simmetrici o ai vettori di spazio. Badate bene che adesso le mie incognite, perché vi conosce il forzamento, no? Immaginiamo di usare questo, le tensioni le conosco, quindi il componente simmetrico, il vettore di spazio della tensione me lo calcolo. Adesso il vettore di spazio delle forze elettromotrici indotte, da qualche parte l'abbiamo scritto. Vabbè, dipende dalla E con SK, è definito lì, è definito in funzione di con S e con R, il vettore di spazio della corrente, il testatore di rotore. Qui c'è il vettore di spazio, quindi l'unica incognita sono i vettori di spazio della corrente statore di rotore. Però possiamo fare un passaggio che lo rende ancora più compatto, cioè ci possiamo calcolare un attimo meglio questo E con S. Posso cancellare tutto, è sempre caso, questo è il mio figurare segato, è vero? Quindi E con SK è uguale a meno derivata di figo SK su dt, chiaramente E con S, quello che voglio calcolare è 2 su M con S, sommatore in K, per K che va da 1 M con S di E con SK, quindi è uguale a 2 diviso M con S, la derivata rispetto al tempo, meno davanti, e la sommatoria in K da 1 a M con S di Φ con SK per elevato a G 2 pi greco su MS K meno 1. Se volete battezzo, perché a questo punto questo è il vettore di spazio del flusso statorico, cioè posso scrivere meno derivata rispetto al tempo di Φ con S, dove Φ con S vettore è il vettore di spazio del flusso statorico definito, come al solito, come una composizione lineare dei singoli flussi corrispondenti alle diverse fasi di statore ad opera dei coefficienti elevato a G 2π su M con S K meno 1. È vero?
ricordarci un attimo questo vettore figon S in S, devo fare questa sommatoria, quindi devo fare 2 su M con S, sommatoria in K per K che va da 1 a MS, TSK è quello, quindi sarà L con M per la parte reale di IS nel riferimento di statore più I' primo R nel riferimento di rotore per E elevato a G più teta. Vi ricordate che teta è la posizione standard tra statore e rotore? Per E elevato a meno J 2 pi greco su M con S K meno parte reale di questo per qui ho scritto FSK per questo coefficiente qui, vero? Quindi per E elevato a J 2 pi greco su MS K meno 1. Allora, c'ho parte reale di un numero complesso per un numero complesso. Non lo posso fare, non posso portarlo dentro. Il giochetto è sempre lo stesso, per fare in fretta. Vi ricordate, la parte reale di un numero complesso Z è uguale a un mezzo del numero complesso sommato al suo complesso combinato. Questo numero è tutto complesso, quindi posso fare quei prodotti. Quindi facciamo così. Scriviamo questo perché lo conosco tutto. Quindi phi con S, vettore, componente simmetrico, vettore di spazio, del flusso statorico del riferimento di statore, sarà uguale a 2 su M con S, L con M, lo tiro fuori, poi questa parte reale la esprimo come un mezzo del numero complesso che sta sotto parte reale più il suo complesso coniugato, quindi c'è un mezzo qui. L con N, l'abbiamo già messo, va bene, quindi sommatoria in K da 1 a N con S, quindi prima questo numero complesso, quindi I con S in S più il primo R in R per E alla G di teta per E elevato a meno J 2 pi greco su L con S K meno 1 più devo fare il complesso coniugato, il complesso coniugato basta coniugare tutti i termini, quindi ci sarà I con S in S coniugato, quindi il coniugato di questo vettore più il coniugato di I primo R in R, il coniugato che è elevato a gp teta è elevato a meno gp teta, il coniugato che è elevato a meno j 2 pi greco su m con s k per 1 è elevato a più j 2 pi greco su m con s k meno 1. Allora possiamo fare così per elevato a j 2 pi greco su m con s k meno 1, e a questo punto le possiamo fare i prodotti, ci siete? Proseguiamo avanti, quindi viene fuori 2 diviso m con s l con m per un mezzo, sommatoria in K per K che va da 1 a N con S, moltiplico questo primo termine per elevato a J 2 pi greco su M con S, quindi viene semplicemente I con S in S più I primo R in R per elevato a J più teta
Mentre il secondo termine, quello con i coniugati, quando vado a fare il prodotto, qua viene elevato a g di 4 pi greco su n quadro, si viene più tutti i coniugati, i con s coniugato, l'incremento di statore, più il primo r, l'incremento di colore coniugato, elevato a meno g di teta, per elevato a g 4 pi greco su m con s. K, quando vado a fare la somma di in K da 1 a m con s di questo termine, questo è dipendente da K, quindi viene m con s volte questo termine, vi trovate? Quindi qua verrà fuori 2 su m con s, n con m, 1 mezzo, la prima cosa viene m con s volte i con s in S più il primo R in R per elevato a G prima. E ho fatto questa prima sommatoria. Questa seconda sommatoria, se vi ricordate, l'abbiamo già fatta, l'abbiamo affrontata all'inizio, viene 0 perché questo termine è indipendente dalla sommatoria, dall'ipotesi di sommatoria. La sommatoria in K per K che va da 1 a m con s di elevato a g 4 pi greco diviso m con s k per 1, se applicate la formula che abbiamo testé applicato per la somma di una serie di potenze è uguale a 0, ma del resto la somma di m con s del più spasati di 2 pi greco per m con s uguale a pizza spazio spaziali su tutto l'angolo g che fa 0. E quindi alla fine di tutto il mio componente simmetrico, il mio vettore di spazio del flusso di statore, del riferimento di statore, è semplicemente pari a L con M per I con S in S più I con M in S per elevato a G. Tutto semplice, vedi? E l'equazione di equilibrio elettrico in termini di componenti simmetrici sullo statore diventa V con S in S più L con M per la derivata rispetto al tempo di I con S in S più I con L in L per elevata G di teta uguale R con S più L sigma S la derivata rispetto al tempo di I con S, S. Scusate questa pesantezza della notazione, ma è bene che vi abituate perché a sapere ogni vettore in che riferimento sta. Questa è l'equazione di equilibrio elettrico statorica scritta in termini di vettori di spazio. Vedete, adesso compaiono come incognito soltanto I con S, I con R e basta. Cioè, invece di considerare m con s equazioni scalari, se ho una macchina di fase, 3 equazioni scalari, se ho una macchina di fase, 6 equazioni scalari, per arrivare al modello matematico, io qui ho una equazione complessa, qua è indipendente da m con s, un'equazione complessa che equivale a due equazioni scalari, no? Se faccio parte reale e parte immaginaria, ho due equazioni scalari. Quindi c'è un compattamento e una semplificazione abbastanza significativa. Domande? Possiamo passare al rotore adesso? Allora, il rotore è abbastanza speculare la cosa. Io ho con RK flusso concatenato con la kesima fase di rotore per effetto della distribuzione e induzione risultante al trasetto, posso scriverlo
usando questa relazione che la posso lasciare, quindi sarà pari a dl mezzi, di mezzi perché devo fare l'integrale di dx moltiplicato, se lo voglio trasformare l'integrale di alfa. Allora P0 con S, a questo punto P0 con S, l'integrale, beh, lo posso fare in due modi. O lavoro nel riferimento solidale con il rotore che abbiamo chiamato beta, vi ricordate? Quindi vi scrivo la B, vi ricordo che se questo è il riferimento alfa e questo è il riferimento beta, l'angolo beta formato istante per istante tra i due riferimenti per effetto dell'eventuale rotazione del rotore, io ciò che alfa è uguale a beta più beta. Allora, ho lavoro in beta, quindi applico questa formula pari pari. Poi, dove però qui scriverò b di delta di beta in del beta, però ovviamente mi devo trasformare questa in beta, gli estremi rimangono gli stessi di quelli che abbiamo scritto per lo saluto, gli stessi, no, sto rivedendo su questo altro elemento di macchina, sto muovendo solidamente al rotore. Oppure posso continuare a fare qui in alfa e cambiare di volta gli estremi di rotore, modificare di conseguenza gli estremi di integrazione. Perché devo modificare? Perché il rotore si muove, quindi di fatto avrò questi stessi estremi di integrazione più ci devo sommare che cosa? Questi sono in alfa, gli estremi di integrazione ci devo sommare evidentemente teta, perché nel frattempo il rotore si è spostato di teta, quindi avrò scritto da meno pi greco fratto 2π a più pi greco fratto 2π meno pi greco, questa volta il numero di cavi nuova fase di rotore diviso più grande con R, più, e ce lo metto anche qui, meno pi greco fratto più grande con R per più piccolo con R, no? Più 2 pi greco mi sposto sulla nuvole matasse di rotore, il numero di greco diviso più grande con R per minimo 1, e più 2 pi greco su P m con R, questa volta R, m con R è il numero di fasi di rotore, per k meno 1, quindi qua ci sarà più 2 pi greco diviso più grande con R meno 1, più 2 pi greco su P k meno 1, più ci devo mettere teta. Perché è vero che ho fissato una volta che in un istante vanno bene, all'istante è più uguale a zero, poi comincia a muoversi, si muove tutto di teta e quindi gli estremi di integrazione, la mia fase, la mia matassa rotorica si sposta di teta. E la mia delta di alfa. Bene. Possiamo rifare tutto il processo, vediamo se riusciamo a semplificare. Vabbè, l'integrale definito di B rimane sempre lo stesso. Vi trovate? Seguitemi in queste considerazioni. Devo fare questo integrale, l'integrale rimane sempre lo stesso. Rimane sostanzialmente, tra l'altro, la sostituzione delle grandezze di statore con quelle di rotore, quindi il numero di cavi di fase per pole per fase di statore, il numero di cavi rotoriche. Ah, ho cancellato. Vabbè, rifacciamo, dai. Dunque, l'integrale definito sta ancora qui, quindi scriverò dl mezzi pzr, così diciamo vi riallenate pure, ci rivediamo così. L'integrale definito quindi è questa roba qui, m con s mezzi 2 diviso pi greco
controllate che non dimentichi niente, di 0 diviso delta m con s psi con s parte reale di psi con s in s più di s di mio r in r per elevato a g psi delta uno diviso meno gp, vabbè, forse t verrà messo qui, ce lo mettiamo qui, vabbè, lasciamo qui, ah, per come al solito elevato a meno gp alfa calcolato in questo estremo meno elevato a gp alfa calcolato in questo estremo, e quindi viene un'altra volta elevato a meno più gp alfa gp greco mezzi, meno elevato a meno g pi greco mezzi un po' più poi c'è elevato a più g pi greco pi q con r meno 1 diviso più grande con r elevato a meno j 2 pi greco fratto q con r meno 1 elevato a meno j 2 pi greco fratto m con r fratto meno 1 e poi ci sta elevato a meno j pi delta elevato a meno j pi. Allora, ovviamente quando vado a fare la sommatoria in n per n che va da 1 a q con r, n elevato a j 2 pi greco su q con r che moltiplica n meno 1, quanto viene questa sommatoria? Non c'è bisogno della zingara, per... troveremo, qua c'è elevato a meno j pi greco fi q con r meno 1 diviso q grande con r, per q con r, psi con r, fattore di accorgimento motore, io non ripeto il ragionamento, psi con r sarà uguale a seno di pi greco pi q con r diviso q grande con r diviso il seno di pi greco pi fratto q grande con r. In maniera del tutto analoga a quello che abbiamo fatto per lo statuto. E allora il mio figo con SK, figo con RK è uguale a DL mezzi di Z con R M con S mezzi 2 su pi greco di 0 diviso delta ns psi con s, poi ci sta q con r psi con r, poi c'è 1 diviso p che tiro fuori, poi c'è un 2 perché vi ricordo che tutto questo qui è uguale a meno 2 iota, quindi ci sta un 2 qua, e dovremmo aver fatto tutto, quindi per parte reale di i con s, a questo punto moltiplico elevato a jp teta elevato a meno jp teta più i primo r in r senza niente perché elevato a jp teta elevato a meno jp teta tutto questo per poi un esponenziale che tiene conto della fase che è elevato a meno j moltiplicheremo su m con r k meno 1. Allora, al solito, q con r, psi con r, z con r. Z con r per q con r rappresenta il numero di spire per coppia polare rotore, quindi tutto questo è uguale a n con r, psi con r. E quindi, se volete, qui possiamo scrivere allora, un
m con s di n i con 0 n con s si con s n con r si con r diviso pi greco delta parte reale di i con s in s per elevato a meno g di teta più i primo r in r per elevato a meno g 2 pi greco mr k meno 1. Guardate cosa succede, adesso sto sul rotore. Sul rotore vedete l'effetto delle correnti rotoriche, lo vedo pulito senza nessun riporto dovuto all'angolo, alla posizione del rotore. È giusto, no, che sia così? Un riferimento solidale sul rotore, quello che succede non dipende dalla posizione del rotore. Mentre vedo, modulato dalla posizione, l'effetto in termini di flusso concatenato dovuto alle correnti, quindi alla distribuzione di induzione sostenuta dalle correnti statoriche. Invece sullo statore era esattamente il contrario, giusto? Eccolo qua, no? I con S lo vedevo pulito, l'effetto delle correnti statoriche non lo vedevo modulato da teta, e invece vedevo modulato da teta l'effetto delle correnti rotoriche. Okay. Questo a sostegno di quello che vi ho detto, che in generale se prendo un qualunque componente simmetrico nel riferimento di statore, questo è uguale al corrispondente componente simmetrico nel riferimento di rotore moltiplicato per elevato a g di teta, e ovviamente nel riferimento di rotore lo stesso componente simmetrico è quello nel riferimento di statore per elevato a meno g di teta. Cioè quando passo dallo statore al rotore, dal rotore allo statore, l'effetto della rotazione lo vedo modulato con termine elevato a g di teta. Quando passo dalla statura del rotore lo vedo con elevato a meno g di teta. A questo punto io ripeto quello che ho fatto per lo statore, scriverò quindi un'equazione per ogni fase di rotore, quindi avrò dr1 più e con s1, ovviamente con rk, forza delle produzioni indotte, ma che ha preso la fase statore, e meno la derivata rispetto al tempo di frk, molto semplicemente. Quindi scriverò di r1 più s1 uguale rr1, supponiamo subito che il rotore sia simmetrico, quindi rr che moltiplica i con r1 più L sigma r, distanza di espressione rotorica per la derivata di IR1, corrente circolante nella prima fase di rotore rispetto al tempo, avrò V con R2 più E con R2 uguale R con R per V con R2 più L sigma R per la derivata rispetto al tempo V con R2, e così via fino a V con R MR più E con R MR uguale R con R IR MR più L sigma R per la derivata rispetto al tempo di IR MR. Di queste ne sono M con R equazioni. E che cosa faccio? Moltiplico ogni equazione per 2 su m con r elevato a g 2 pi greco su m con r k meno 1, prima e secondo minuto. Quindi la prima la moltiplicherò, la prima k uguale a 1 la moltiplicherò solo per 2 su m con r, la seconda la moltiplicherò per 2 su m con r per elevato a g 2 su pi greco, 2 pi greco su m con r, e così via. Quindi faccio questa moltiplicazione, sommo tutte le equazioni membro a membro, e cosa mi verrà fuori? Mi verrà fuori il componente simmetrico delle tensioni rotoriche nel riferimento di rotore,
il componente simmetrico della forza elettronica indotta nel riferimento di vettore uguale R con R per il componente simmetrico della corrente rotoria, il vettore di spazio della corrente rotoria nel riferimento di vettore, più L sigma R per la derivata rispetto al tempo di con R nel riferimento di vettore. Guardate che qua non c'è I primo, è I con R, è pulito. Ovviamente V con R in R a quanto è uguale? 2 diviso M con R sommatorio in K per K che va da 1 a M con R della V con R K, quindi la tensione applicata alla kesima fase di rotore per elevato a G 2 pi greco su M con R K meno 1 analogamente con R in R è uguale a 2 su M con R sommatorio in K per K che va da 1 a M con R E con S K per elevato a G 2 pi greco su M con R K meno 1. E con R l'abbiamo già battezzato, quindi alle M con R equazioni di rotore io sostituisco una sola equazione complessa, quindi sono due equazioni. Vi faccio notare che questa operazione porta a una semplificazione se e soltanto se la macchina è simmetrica, perché l'abbiamo cancellata prima, ma soltanto se la macchina è simmetrica io riesco qui a mettere in evidenza RR, qui ho il componente simmetrico della corrente, vi trovate? Mette in evidenza l'induttanza di dispersione e ho qui la derivata del componente simmetrico della corrente, analogamente sullo statore, no? Ho ottenuto RS per IS. Quindi l'utilizzo dei vettori di spazio e dei componenti simmetrici funziona, semplifica, altrimenti devo tenere l'MS equazione di statore e l'MR equazione di rotore. L'utilizzo dei componenti simmetrici mi consente di passare da MS più MR equazioni, l'equilibrio elettrico derivante dall'applicazione del secondo principio di Kirchhoff, come volete, alle singole fasi di rotore, a due equazioni, chiamiamole complesse, in cui le cogniti sono complesse e quindi equivalgono a quattro equazioni scalari. Però questo si può fare, funziona soltanto se la macchina è dotata di avvolgimenti simmetrici, quindi per i quali si può assumere identica la resistenza e l'induttanza di dispersione. A questo punto posso dare un'espressione abbastanza compatta anche al mio componente simmetrico vettore di spazio della tensione indotta rotorica, perché la E con R K l'abbiamo scritta là sopra, quindi posso scrivere che il mio E con R in S, che abbiamo detto essere uguale a 2 su M con R, la sommatoria in K per K che va da 1 a M R di R con R K per R elevato a G 2 pi greco diviso M con R K meno 1, posso scriverlo sostituendo l'espressione della E con R K in termini di T con R K con meno 2 diviso M con R derivata rispetto al tempo e la sommatoria in K per K che va da 1 a M R di T con R K per elevato a meno g, g 2 pi greco su m con r k meno 1. Ma questo cos'è? Altro non è se non il vettore di spazio del flusso rotorio, quindi posso scrivere meno derivata rispetto al tempo. Cioè io come lavoro con le grandezze scalari, posso lavorare con le grandezze vettoriali. Allora, calcoliamoci questo φ con R. Allora, lo facciamo, lo andiamo a fare qui. Ma in realtà possiamo anche fare
Aspetta, la parte bassa della line di filo. Quindi figo con R, niente. Figo con R che ha passato. Oh, vi faccio notare che tutto questo termine qui può essere espresso come L con M per N con S su con S, anzi per N con S su con S. Se voi guardate la definizione di L con M è uguale a questo, soltanto che non c'è n con r xi con r, ma c'è n con s e xi con s al quadrato. Quindi questo è uguale proprio a l con m per n con r xi con r diviso n con s e xi con s. Quindi devo fare 2 diviso n con r per n r xi r diviso n s xi s per n sommatoria in K per K che va da 1 a M non M della parte di A di I con S 3 elevato al meno gentilezza con S più I primo R 3 elevato al meno tutto questo 3 elevato al meno G di 2 più euro diviso M R quindi una carta meno 1, poi si chiude la parte reale e tutto per elevato a g lo chiuderemo su m meno 1 k meno 1 Ok, a questo punto il trattamento è lo stesso che ho fatto per il calcolo del vettore di spazio al flusso di statore. Cosa verrà fuori? Spacchetto questo in un mezzo di se stesso più il suo complesso coniugato, un mezzo quando vado a fare il prodotto, non dire che lo rifacciamo, no? Qui verrà sostanzialmente 2 sulla numerella di n con f si con f diviso n con n s si con s per l con n per la parte reale di i con s in s per elevato a meno g di teta più i primo r in r. Quindi questo è il nostro phi con r, vettore di spazio. E quindi il vettore di spazio della forza elettromagnetica sarà meno n con r, xi con r, diviso n con s, xi con s, l con n, per la derivata rispetto al tempo di quella roba lì, i con s, in s, per la derivata meno g di teta, più i primo n. Adesso le equazioni quindi di statore e di rotore scritte in termini di vettori di spazio sono abbastanza compatte, direi. Allora, sullo statore abbiamo detto che ho V con S in S meno L con N derivata rispetto al tempo V con S in S più I primo N in N 3 elevato a G di teta uguale R con S, I con S, in S, più L sigma S, derivate rispetto al tempo, I con S, in S. E sul rotore ho analogamente
vettore di spazio della tensione rotatoria meno, faccio questo riporto n con r x con r diviso n con s x con s per n con n, che è una tipica derivata rispetto al tempo, i con s in s per elevato a meno c di terra più i primo n in r, uguale a r con r per i con r in r più l sigma r per la derivata rispetto al tempo in con r di r in r. Due equazioni complesse invece di m con s più r con r equazioni scalari equivalgono a quattro equazioni scalari queste. C'è ancora una cosina che mi dà fastidio. Vediamo le incognite. Beh, la corrente, il vettore di spazio e la corrente statorica, va bene, compare. Compare senza nessuna mutazione. Consideriamo il vettore di spazio della corrente rotatoria. Io qua ho i primo r di r, quindi compare riportato in modulo allo statore, e qua invece compare non riportato in modulo, quindi apparentemente le incognite sono tre. Dobbiamo cercare di far comparire o soltanto i primo r o soltanto i con r, chiaro? Allora, per far comparire soltanto mi ricordo del legame che c'è tra i primo r e i con r, e quindi lavoro sulle equazioni di rotture. Quindi la prima cosa che faccio è moltiplico primo e secondo membro per il reciproco di questo termine, quindi viene fuori, lo scrivo qui, non so se ci può essere qui. N con S si con S diviso N con R si con R per D con R vettore di spazio della tensione rotatoria nel futuro. Guardate, questo ha lo stesso aspetto di quello che abbiamo ottenuto quando abbiamo studiato il trasformatore, abbiamo lavorato sulle equazioni secondarie. Questa è la tensione e il vettore di spazio della tensione rotatoria riportato allo statore, si battezzerà così. Ma comunque per il momento non ci interessa. Poi viene meno L con N per la derivata rispetto al tempo di I con S in S per L elevato a meno G di delta più I primo R in R. E quindi qua viene fuori R con R. Attenzione, sto moltiplicando tutto per N con S si con S diviso N con R si con R. E l'ho scritto e non me lo sono dimenticato. Poi devo, al posto di vettore di spazio della corrente rotatoria senza nessun riporto, faccio comparire il vettore di spazio della corrente rotatoria riportato in ampiezza allo statore. Vedete questo? Quindi cosa devo scrivere? Come la devo scrivere la cosa? La devo scrivere al contrario come l'abbiamo sistemata qui, no? Perché io voglio I con R di R è uguale ai primo R di R per N con S si con S diviso N con R si con R, e quindi qua verrà fuori N con S su N con R. Scriviamo tutto in fila, il quadrato di questo rapporto per i primo r di r. Stesso ragionamento faccio sulla distanza di dispersione, quindi n sigma r la devo moltiplicare per n con s sigma s diviso n con r sigma r, che deriva dal fatto che sto moltiplicando prima e secondo numero per il reciproco di questo termine, e poi devo sostituire al vettore di spazio della corrente rotatoria la sua espressione in funzione del vettore di spazio della corrente rotatoria riportato in ampiezza allo statore. Quindi qua verrà fuori
m con s su m con n, n con s si con s, quindi su m con n si con n per la derivata rispetto a tempo. Questi sono più termini costanti, quindi vanno fuori i derivati di i primo r, i r, i r. A questo punto battezzo di primo r, quindi componente simmetrico della tensione applicata alle fasi rotori nel riferimento rotore riportato allo statore, la V con R in R per M con S, S con S, diviso M con R, S con R. Vedete, non compare il numero di stile finito, compare moltiplicato per il fattore da progetto, due le N con S stile, non si comporta la somma, si comporta la somma ridotta di un fattore S con S o S con R. Analogamente, resistenza rotorica riportata allo statore, la effettiva resistenza rotorica per questo termine qua, quindi per m con s su m con r, che moltiplica n con s, psi con s diviso n con r, psi con r al quadrato, induttanza di dispersione rotorica riportata allo statore, l'effettiva induttanza di dispersione per lo stesso fattore di riporto, n con s su m con r, per ns, si s diviso nr, si r appunto. E quindi la mia equazione di rotore diventa abbastanza semplice, diventa semplicemente formalmente m con r di r meno r con m per la derivata rispetto al tempo di i con s per elevato a meno j di teta i con s in s più i primo r in r uguale r primo r che moltiplica i primo r in r più l primo si primo r che moltiplica la derivata rispetto al tempo di i primo r in r. Vedete adesso l'equazione di rotore? C'ha soltanto vettore di spazio i con s e vettore di spazio i primo r, quindi le incognite sono soltanto sullo statore e sul rotore i con s, i s e di nuovo. Ci sono domande? Al di là siamo riusciti a seguire. In realtà c'è un'altra incognita: se voi mettete insieme questa equazione, questa, immaginando che le tensioni siano assegnate, quindi siano il forzamento, le incognite sono il vettore di spazio della corrente statore, quindi il parterale e il partitangere, quindi sono due incognite scalari, due scalari. Qua c'è il parterale e il partitangere di primo r, poi cosa c'è? C'è ancora un'altra incognita. Quale altra grandezza evolve nel tempo in queste due equazioni? La prima, questa qui e questa. Forza? Dovete rispondere. Anche sbagliato. Cos'altro c'è qui? Immaginate che avete tutti i parametri, avete le resistenze, avete le tensioni. Cosa vi manca? Avete il numero di compensare, però vi manca. Oh! Guardate l'equazione, cosa vi manca? Quest'angolo qua, io ve lo do a teta. Vi manca teta, teta di t. Se questo è un motore, come speriamo, o un generatore, teta si muove nel tempo, cioè il rotore si muove rispetto allo statore del tempo, quindi manca, c'è un'altra incognita che è rappresentata dalla posizione istantanea, che è un'incognita scalare, quindi le incognite scalari complessivamente sono 5, parte reale e parte immaginaria di con S, parte reale e parte immaginaria di con R e la funzione teta. Io però ho a disposizione due equazioni complesse, quindi 4 equazioni scalari, mi manca un'equazione. Vi trovate? Qual è l'equazione che manca? Manca l'equazione
all'asse meccanica, qual è quella che governa il tetto? Cioè manca l'equazione ci sarà una coppia sviluppata dal motore meno la coppia resistente uguale J d omega R su dt, ma omega R, la velocità di rotazione con cui il rotore si muove rispetto allo statore, è d theta su dt, e quindi coppia motrice meno coppia resistente, che è la coppia di carico all'asse, uguale J di 2 theta su dt. Ovviamente T con L è la coppia di carico, è un dato del problema, deve essere un dato. T è la coppia motrice, la coppia elettromagnetica, perché c'è l'elettromagnetic torque, che è sviluppata per effetto dell'interazione tra induzione, campo di induzione e corrente. O anche più semplicemente motor torque. E ovviamente io devo esprimere questa coppia T in funzione di che cosa? Dei parametri. I parametri intendo R con S, R sigma S, R primo R, R sigma R primo sigma R e così via. Di T con S di S e di T con R di S. Se riesco a trovare questa funzione, cioè se riesco a esprimere la coppia, in italiano sarebbe più corretto dire il momento della coppia, perché la coppia esistente, però è invalso quest'uso ingegneristico ma anche fisico, per cui parliamo di coppia. In funzione dei parametri del mio motore, della mia macchina, ancora non abbiamo detto il motore generale, e dei vettori di spazio, di statore, delle correnti statoriche rotoriche, rotorico usiamo lì primo, quindi quello riportato in ampiezza dallo statore, a quel punto io ho questa equazione, che è un'equazione scalare, che si aggiunge alle due equazioni complesse che riguardano l'equazione scalare, quindi in tutto c'è 5 equazioni scalare e 5, e posso sperare di risolvere il problema. Poi devo vedere se il sistema è compatibile o meno, tutto quello che ci hanno insegnato in analisi, però se ho 5 incognite, non ho perlomeno 5 equazioni, non posso proprio avviarmi. Mi trovate? Quindi l'obiettivo della lezione di domani sarà quello di trovare questa funzione. È l'ultima lezione un po' più pesante dal punto di vista analitico. Però è fondamentale, quindi rivedetevi queste cose, ovviamente attingeremo a piene mani a quello che abbiamo scritto.